È un intervento di ordinaria manutenzione che viene fatto qui alla nostra, a questo nostro bel monumento che è la Fonte della Noce e che nel tempo, diciamo, è stato un pochino trascurato. Oggi, in previsione di questi eventi che si stanno facendo sulla nostra città e degli eventi che verranno fatti anche qui in prossimità della fonte, abbiamo offerto alla città un intervento gratuito di manutenzione ordinaria, che consiste appunto nella pulizia, come vede, di alcune scritte che nel tempo sono state vandalizzate. Noi pensiamo che questo sia un momento giusto per pensare al rilancio della nostra città e vuole essere, diciamo, uno stimolo per la nostra città, per i nostri concittadini, nell'auspicio che la nostra città possa uscire da un momento particolarmente difficile che tutti quanti abbiamo e stiamo naturalmente anche subendo. Ha un valore simbolico straordinario perché si tratta di recuperare un'area storica che appartiene alla nostra identità e in questo momento anche un teatro naturale, diciamo così, della iniziativa estiva Teramo Natura Indomita. È il luogo centrale delle iniziative culturali, deve tornare ad essere ciò che è sempre stato, ciò che la storia ci racconta che rappresenta e che è stato un luogo simbolo, un luogo centrale che deve essere vissuto ancora di più dai cittadini teramani e dalle nuove generazioni. E poi c'è il messaggio importante di un privato che si sente attore, protagonista di un recupero di un'opera, ma più in generale di un supporto e di un sostegno alle istituzioni per rilanciare, insomma, le potenzialità della nostra città e riscoprire il valore della sua bellezza.